Assessore, in che maniera è possibile adesso avviare i lavori per consentire alle famiglie di Via Lido 80 di tornare nelle proprie abitazioni? Allora, noi come amministrazione abbiamo messo in campo diverse azioni per la risoluzione del problema che coinvolge gli abitanti del condominio di Via Lido 80. Fin dall'inizio ci siamo adoperati mettendo in campo tutte le energie possibili. Abbiamo pensato che era una via percorribile quella di far intervenire in sostituzione a noi il genio civile tramite il DRT per l'utilizzo di un finanziamento che il comune aveva per quanto riguarda la sistemazione del versante. Versante che è in condizione di disequilibrio da decenni e non da quando c'è questa amministrazione. Purtroppo è l'iter burocratico che deve seguire, insomma, per forza coloro che devono andare a spendere queste somme è abbastanza lungo. Ragion per cui in accordo e in collaborazione con il condominio di Via Lido 80 si è pensato, anche su loro sollecitazione, di dare al condominio l'utilizzo per un tempo di 10 anni di una porzione del versante che si trova proprio alle spalle del condominio. Questo consentirà al condominio stesso di accedere ad eventuali fondi per poter fare le opere per il consolidamento della porzione retrostante il condominio stesso, quella che rende il condominio in uno stato di pericolo. In buona sostanza, in attesa che il genio civile esegua i lavori di consolidamento del costone, il condominio potrà ricostruire il muro che è crollato e comunque eseguire quei lavori che consentiranno alle famiglie di rientrare nelle loro case. Allora, il muro intanto non è crollato, il muro è uno stato di pericolo. Quello che si è abbattuto sull'edificio, sul palazzo, abbiamo le immagini di questo. Il muro che si è abbattuto è nel lato ovest del palazzo, non è nella parte che tiene il terrapieno di proprietà comunale, sono due parti distinte. Questo, dove si è abbattuto il muro, è proprietà privata. Quello che noi invece stiamo dando in comodato d'uso al condominio è una porzione di terreno comunale, dove loro intendono fare un intervento di pali per poter andare a stabilizzare questa porzione del versante. Questo consentirà loro ovviamente di poter rientrare nelle proprie abitazioni. Ingegnere, le chiedo, lei è un condomino di questo palazzo, le chiedo qual è stato il disagio in questo periodo e, alla luce delle cose che ha detto l'assessore, lei che tempi prevede per l'esecuzione dei lavori che possano consentire a voi di tornare alle vostre case? Sì, intanto sicuramente tutti i condomini stanno vivendo e hanno vissuto in questi ultimi 4 mesi, dall'11 novembre, momenti di grande disagio, quindi 19 famiglie evacuate, come sapete, e difficoltà per molte famiglie anche di trovare degli alloggi, e molti sono andati dai parenti, alcune famiglie si trovano anche fuori sciacca, quindi sicuramente una gravissima situazione di disagio. Come diceva l'assessore poc'anzi, con un accordo ovviamente tra il condominio e l'amministrazione ci sarà questa concessione di una striscia di terreno sul versante lato nord, concessione al condominio per una durata di 10 anni, mi sembra, e questo consentirà al condominio di poter eseguire dei lavori di consolidamento. E quindi, consolidando una striscia di terreno, sarà possibile far rientrare le famiglie, si spera nel più breve tempo possibile. Ecco, questo più breve tempo possibile, a suo parere 1-2 mesi, cosa si può ipotizzare al momento? Io sono fiducioso, perché ovviamente noi già ci siamo attivati, lo studio tecnico che si sta occupando della progettazione si è già attivato, è già a buon punto, abbiamo anche un'impresa disponibile. E quindi io onestamente spero che non appena ricevuto ovviamente